concetto molto più ampio che abbiamo per l'inserimento lavorativo dei giovani. E Casa San Francesco, che è diventata ormai la nostra casa, è il luogo in cui questi percorsi di inserimento lavorativo hanno trovato una serenità, una stabilità attraverso l'attività della ristorazione. Ecco, oggi vogliamo che questo diventi più ampio, con un respiro di crescita maggiore per i ragazzi, e quindi l'accoglienza turistica si inserisce in questa visione. Casa San Francesco Rooms è una nuova opportunità di lavoro per i giovani fragili del territorio. È una scelta che abbiamo fatto di avviare questa attività per l'inclusione socio-lavorativa di persone fragili in un contesto molto particolare del quartiere dell'Albergheria, che consentirà appunto di generare delle sinergie con il territorio per poter aiutare i nostri ragazzi. Risultato importantissimo, che è un tassello in più rispetto ad una dimensione abitativa rappresentata da Casa San Francesco. Al centro dell'esperienza formativa e lavorativa che viene proposta proprio vi è la valorizzazione delle risorse, delle potenzialità dei ragazzi e a cui viene data la possibilità di attualizzare queste risorse, queste potenzialità in stabili percorsi formativi e di lavoro. A livello anche regionale sosteniamo tante attività come quelle, diciamo, di Generazione Onlus e Don Calabria, perché riteniamo che sul territorio il ruolo della banca deve essere anche quello di sostenere quelle attività che possono promuovere un miglioramento dell'impatto appunto sociale della nostra attività. Il progetto di riqualificazione di Casa San Francesco, con l'obiettivo di creare nuove opportunità di occupazione lavorativa e quindi migliori condizioni economiche, sociali e professionali per le persone socio lavoratrici, è da subito apparso in piena sintonia con i principi della finanza etica che da oltre 20 anni portiamo avanti. L'augurio che facciamo a Rigenerazioni è quello di essere sempre visionaria di esperienze concrete. Come Lega Coop Sicilia siamo sempre contenti di poter sostenere il progetto iniziato ormai tanti anni fa con la cooperativa di rigenerazione, il progetto che è nato all'interno dell'Istituto Malaspina per quanto riguarda la produzione dei biscotti. Credo che questo sia ancora una volta uno sviluppo, un ampliamento del progetto che permetterà anche ai ragazzi che hanno l'esperienza in cucina o al bistrò di poter continuare a lavorare, a trovare altri momenti di lavoro e sviluppo.